The Building, hotel 4 stelle al centro di Roma, presenta Gourmands, ristorante immerso in un'atmosfera avvolgente e suggestiva, dove gustare il meglio dei sapori mediterranei. Un'ampia scelta di cucina internazionale ed etnica, con materie prime di ottima qualità, magistralmente interpretate dallo chef Andrea Kossalter. If you want, you can marry, look at me. Ristorante Gourmands, presso Hotel The Building, in via Montebello 126, Roma. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Tiberia Hospital, ospedale polispecialistico privato, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a misura di paziente. Breast Center, per la diagnosi e terapia del tumore al seno. Chirurgia generale mini-invasiva per un rapido recupero. E Dental Unit, la sicurezza dell'odontoiatria in ospedale. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla salute, al servizio di ogni persona. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento di Terzo Millennio. Difficoltà a reperire personale, rinuncia al posto fisso, polemiche sui concorsi, rincaro energetico, e abbiamo, diciamo, gli stipendi, le nostre persone sono gli stipendi forse come crescita i più bassi in Europa, addirittura sono più bassi oggi di 30 anni fa. Quindi tanto per dare una valutazione oggettiva di quella che è l'enorme problematica. Quindi stipendi bassi, vita in crescita esponenziale per quanto riguarda il caro vita e problematiche sociali che purtroppo da qui ai prossimi mesi, se le cose non cambiano, andranno a peggiorare in modo visibile. Ne parliamo con l'onorevole Massimiliano De Toma, componente della Commissione Attività Produttive per Fratelli d'Italia. Buonasera, bentornato. Buonasera a tutti. E parliamo con il dottore commercialista Roberto De Marco. Buonasera. Buonasera. Andrea Rossetti, presidente Assopetroli e Assoenergia. Bentornato. Mi sente, Rossetti? Eccomi, buonasera. Ah, perfetto. Che ieri ci ha detto delle cose molto interessanti questo rincaro energetico, perché tantissimi si chiedono ma come mai questa crescita verticale. Ieri ci ha dato una serie di spiegazioni dal punto di vista di chi ci sta dentro e oggi cercheremo ovviamente di approfittare, perché siete molto preoccupati. Diamo il ben arrivato a Marco Carlo Magno, segretario generale FILP, ben arrivato, buonasera. Buonasera a lei. Ben trovato. E diamo il bentornato a Rita Palombi, coordinatrice regionale Confederazione AEPI, Associazione Europea di Professionisti ed Imprese. Buonasera. Buonasera a voi, grazie. Allora, inizierei con lei, Rossetti, perché il suo intervento è stato molto visto, ha creato anche dei dubbi, però ci ha dato una spiegazione ed è importante far capire poi ai nostri cittadini, ai nostri imprenditori, il perché ci sia questa crescita verticale. Parliamo di crescite importanti, di bollette più che raddoppiate, che spesso e volentieri portano le imprese al bivio: vado avanti oppure no. Ci può ripetere quello che ha detto ieri del perché è successo questo, sta succedendo questo, che purtroppo è un trend in crescita, e da un anno a questa parte è un po' la storia, no? Di questa crescita verticale.
Esattamente, e la questione infatti va collocata temporalmente non con l'inizio della crisi bellica in atto, ma ben prima, almeno risalendo a luglio del 2021, quando progressivamente abbiamo assistito ad una poderosa ondata di rincari su tutti e tre i fronti delle, diciamo, delle commodity energetiche, gas, energia elettrica e poi anche nella parte soprattutto relativa all'inizio del 2022 anche per quanto riguarda petrolio e carburanti. La situazione, come dicevo, pone l'Italia innanzitutto, ma l'Europa in particolare, di fronte a una situazione mai sperimentata prima, con il più grande shock energetico che sia sperimentato nella storia contemporanea. Dunque siamo veramente di fronte ad una pressione sui prezzi impressionante. Le misure che ha assunto il governo da luglio dell'anno scorso in poi si sono stratificate in ben 5 successivi provvedimenti che hanno portato già ad un esborso per l'erario che supera i 20 miliardi di euro. E ieri, mi perdoni se la interrompo, abbiamo detto una cosa ben precisa, proprio questo ad asseverare la sua onestà intellettuale, che è un qualcosa che non può andare avanti in questo modo. Cioè non possiamo ogni 6-7 mesi mettere sul piatto 20-30 miliardi, sono soldi che poi vengono tolti ad altro, no? Certamente, perché poi oltre al tema dei rincari, dal 24 febbraio si è aggiunta un'ulteriore dimensione che non riguarda più soltanto l'economicità degli approvvigionamenti energetici, ma anche la sicurezza, intesa anche come sicurezza strategica. Per cui adesso siamo in una fase molto complicata in cui cerchiamo di lavorare contro il caro energia, ma allo stesso tempo cerchiamo di diversificare il portafoglio dei nostri fornitori, soprattutto per quanto riguarda il gas, per affrancarci dalla dipendenza molto marcata che si è andata determinando nel corso degli anni rispetto alla Russia. E fermiamoci, fermiamoci qui un attimo, perché un altro dato che abbiamo capito, e per onestà intellettuale bisogna dirlo, che nonostante i proclamoni fatti da parte della comunità europea e spesso anche dai nostri politici in cui ci affrancheremo dal gas russo, non è così semplice. I tempi sono abbastanza lunghi, ce ne stiamo fortunatamente nella tragedia della guerra, però rendendo conto che farlo così d'amblè, dal giorno alla notte, non è assolutamente possibile. Lei ci ha dato dei dati, cioè ci vogliono almeno minimo 24-36 mesi, se ho capito bene, e per invece l'implementamento delle fonti rinnovabili, che tempistica prevede? Ma guardi, sulle rinnovabili bisogna fare un ragionamento che è schematico ma abbastanza più accurato della vulgata. Cioè noi pensiamo o veniamo indotti a credere che le rinnovabili siano con la bacchetta magica l'unica soluzione per riconquistare allo stesso tempo sicurezza e autonomia strategica negli approvvigionamenti energetici ed economicità dei prezzi. Non è così, purtroppo. Soprattutto non è semplice e non è facile. Le rinnovabili certamente devono crescere e devono crescere urgentemente, e per farlo abbiamo bisogno di un ciclo di investimenti poderoso, non solo a livello Unione Europea ma a livello italiano, ma di per sé non sarebbero sufficienti. Teniamo presente che la domanda energetica per l'elettricità, perché a questo fondamentalmente servono le energie rinnovabili, è soltanto poco più del 20% del nostro fabbisogno energetico totale. Rimane un altro 80% che in gran parte dovrà continuare ad essere soddisfatto da un mix articolato e composito in cui ci sarà dentro una componente di efficienza energetica e di risparmio, una componente ancora duratura di fabbisogno di fonti fossili, in particolare gas e carburanti per quanto riguarda il settore del trasporto. Dunque è una dimensione molto complessa. Quindi non ne usciamo, cioè praticamente non prima di 2-3-4 anni questi proclamoni anzi in cui riusciremo a essere assolutamente indipendenti de facto non sono possibili. Non sono facili e bisogna evitare fughe dalla realtà.
che sono in questo momento pericolosissime. Ritorniamo con i piedi per terra a programmare politiche serie, credibili e di lungo periodo che ci riportino ad avere una visione strategica di questo tema dell'energia, che è stato fin troppo per troppo tempo trascurato e preso davvero sotto gamba. Ora, noi non saremmo così dipendenti dalla Russia se avessimo fatto delle scelte più coerenti di bilanciamento del nostro portafoglio chiaro. Sul gas, e avremmo magari qualche infrastruttura energetica di più per essere in grado di rigassificare il gas liquido che magari possiamo importare da altrove, e magari avremmo anche non abbandonato la produzione nazionale di oil and gas che abbiamo scelleratamente deciso di non sfruttare, e in questo modo aumentando ulteriormente la nostra dipendenza. Però mi perdoni, la cosa, Presidente, che noto spesso e volentieri purtroppo è che poi la classe politica rincorre sempre i problemi. Quello che ha detto lei, siamo assolutamente dipendenti dal gas russo. Ok, perfetto. Ma lo sappiamo, negli ultimi 10 anni questa dipendenza si è implementata. Cioè nel nostro paese c'è la rincorsa a risolvere il problema quando il problema è già esploso. E la politica dov'è in tutto questo? La politica è appiattita sui sondaggi, purtroppo. Questa è la nuda verità. E mi perdoni, mi avvicino, le stringo una mano, perché quello che ha detto abbiamo un pensiero comune. Purtroppo la politica è appiattita sui sondaggi, è l'assoluta verità. Onorevole De Toma, che ne pensa? Voleva fare poi una domanda al Presidente Rossetti, se non erro. Vuole mettersi qui a fare il conduttore insieme a me? Sicuro? No. Io le cedo il posto volentieri. Lo faccio da qua. No, innanzitutto, allora, se posso rispondere, per quanto riguarda la politica, mi metto io in gioco dicendo al Presidente Rossetti, che lo saluto e lo ringrazio, insomma, del suo intervento, che io nel 2019 mi sono dato da fare proprio per quanto riguarda una risoluzione per gli impianti, ovviamente razionalizzazione e conversione degli impianti, con una strategia ovviamente a medio e lungo termine. Ed era un periodo dove ovviamente di tutto questo non si discuteva, quindi c'era da parte mia messo in campo una strategia che andava appunto per tutelare una filiera importante come quella rete stradale e autostradale. Quindi voglio dire, c'è lungimiranza da parte della politica, o almeno da parte di certi politici. Nello specifico, ovvio che bisogna intervenire con un piano strategico nazionale sull'energia, che purtroppo ormai manca da troppi anni. Da 10-12 anni noi abbiamo degli impianti che ancora aspettano le autorizzazioni per essere messi. Che capace che fra 2-3 anni già sono vecchi. Questo capita vecchi. La follia italiana. Il problema è che sono già vecchi, perché quel piano industriale di quello specifico impianto ovviamente utilizzava tecnologie di 10 anni fa. È vero che si possono rimettere in condizioni ovviamente di renderle più che altro fruibili per quanto riguarda l'anno in corso, gli anni ad avvenire, però ci sono degli impianti che non si possono cambiare. Faccio un esempio. Prego. Il rigassificatore di Rovigo esistente, vorrei ricordare a tutti gli italiani che nel 2050 comunque andrà smantellato, quindi comunque oggi ce l'abbiamo ed è in funzione. Purtroppo, per poter fare un'implementazione, quindi una possibilità di 2 miliardi l'anno in più di gas liquido, quindi per poter appunto immetterlo nella rete nostra italiana, deve necessariamente oggi impegnarsi con un periodo ovviamente di 3 anni per poter far sì che i lavori saranno poi attualizzati nel agosto 2025, ma oggi devi dargli la possibilità di poter programmare, e questo non si può fare perché purtroppo questo governo sulla semplificazione ha sbagliato perché ha semplificato per poter far attraccare le navi che arriveranno, 2 navi che porteranno gas liquido dall'America o dal Canada, ma non per quanto riguarda i nostri 3 rigassificatori esistenti. E quindi che facciamo? Quindi appunto la politica deve intervenire subito e dare risposte. Perché? Perché lei ha detto una cosa, lo hanno detto un po' tutti, il gas russo, noi non è che oggi diciamo no al gas russo e pensiamo ad altro, no, lo stiamo prendendo da altre parti, cioè quindi comunque abbiamo necessità
per questa, parliamo di transizione ecologica, un tot di anni per far sì che le rinnovabili possano salire sicuramente, ma dovremmo comunque diciamo convivere con quello che è le fonti fossili. E le fonti fossili, chiudo perché faccio la domanda al Presidente Rossetti, la preoccupazione mia personale di questi giorni dell'aumento del prezzo del petrolio, quindi parliamo di gasolio e anche benzina, ma gasolio, fa sì che comunque metterà in difficoltà tutte, e credo, quindi se mi può rispondere, tutte quelle aziende che ovviamente devono erogare servizi essenziali per la pubblica utilità, perché devono garantire dei contratti già stipulati a suo tempo e che oggi ovviamente con l'aumento del prezzo si troveranno in difficoltà per poter far uscire i propri mezzi, mezzi intendo autobus e raccolta dei rifiuti. E l'ultima cosa, mentre ragionavo su un altro quesito, sempre al Presidente Rossetti, chiedo del tema del riscaldamento, perché qui nessuno parla, ma c'è un problema anche dal governo creato sul riscaldamento. Prego Rossetti. Rispondo, cerco di essere rapidissimo. Sì. Intanto mi fa veramente piacere dare atto all'onorevole De Toma della circostanza che richiamava prima, di quel lavoro parlamentare sull'ammodernamento dell'infrastruttura distributiva dei carburanti. Effettivamente quell'iniziativa parlamentare che l'onorevole ha intrapreso è una delle pochissime felici eccezioni ad una regola che invece rimane abbastanza salda, cioè del fatto che c'è un appiattimento sul contingente. Manca la visione strategica sull'energia, ad eccezione magari del meritevole e da noi apprezzatissimo sforzo di elaborazione che la risoluzione da Toma ha registrato per quanto riguarda la nostra parte di filiera distributiva. La mancanza di visione strategica, un dato. Noi abbiamo fatto, soltanto riferendoci agli ultimi 10 anni, una strategia energetica nazionale nel 2013, un'altra nel 2017. Poi abbiamo fatto un piano nazionale energia e clima, che è una revisione semantica della strategia energetica nazionale, e quel PNIEC del 2020 ora è da riscrivere, perché nel frattempo abbiamo innalzato in modo fortissimo gli obiettivi di decarbonizzazione, e quindi quel piano lì è già completamente da riscrivere, e nel 2022 il governo italiano dovrà provvedere a questo. Ora, se noi abbiamo in meno di 9 anni 5 o 4 documenti di programmazione strategica, è chiaro che non stiamo più parlando di programmazione strategica, stiamo parlando della visione del governo pro tempore di come organizzare gli affari energetici del paese. Guardi, stiamo parlando, per citare una sua frase, di fughe dalla realtà. Altro a me non viene in mente, mi perdoni. Cioè, come si fa a programmare con questa modalità? Come abbiamo detto poco fa, questa modalità politica in cui si risolve il problema quasi senza pensare, e quindi dopo un anno o due ci devi rimettere mano, no? E questo è un problema molto importante. Questo succede anche un po', sta succedendo. Mi perdoni Rossetti, e poi torno da lei. Sta succedendo in modo importante, ne abbiamo parlato ieri, anche poi nel mondo del lavoro. Manca un sistema con degli incentivi economici che dovrebbero basarsi sulla progressione di carriera. E nel senso, non c'è questa vision che un giovane ha, che entra in un'azienda e ha la possibilità di fare carriera, per non parlare dei costi enormi del lavoro e di 3.000 problematiche. E poi succede questo, succede che spesso e volentieri sui concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni, gli ultimi, nonostante questo periodo difficile, hanno fatto un'enorme fatica a trovare le persone da assumere. Carlo Magno, che ne pensa? Perché qui da una parte non si riescono a trovare giovani da assumere, dall'altra questi giovani non hanno prospettive, cioè è un vulvus molto particolare, non se ne esce fuori. Sì, ma purtroppo mi dispiace dover riconfermare che la visione strategica, che manca assolutamente, manca anche sul sistema del nostro paese e su come debba funzionare una pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che, ricordo, in base all'articolo 98 della Carta Costituzionale, lavora al servizio, quindi i dipendenti pubblici lavorano al servizio esclusivo della nazione, non viceversa.
non per caste, per politici, per determinate lobby. Ecco, far funzionare una pubblica amministrazione, attrarre i talenti, attrarre giovani soprattutto. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che è la più vecchia d'Europa. L'età media va dai 60 anni delle amministrazioni centrali a un minimo di età media di 55 anni. Ora, questo vuol dire anche competenze che molto spesso, l'ha detto il presidente Draghi in apertura del suo governo, no? Non si fa formazione, quindi non c'è aggiornamento, non c'è proprio quella base culturale di formazione che serve per poter far progredire il paese e far progredire, voglio dire, anche la tecnologia. Noi parliamo di innovazione molto spesso digitale, ma la innestiamo sulla burocrazia esistente senza invece cambiare totalmente i sistemi. E se pensa al sistema dei concorsi, noi abbiamo tenuto bloccati per 20 anni i concorsi e le assunzioni, quindi un'amministrazione totalmente anziana e che a cui dopo tanti anni rinnoviamo il sistema di concorsi e pensiamo e pretendiamo di assumere per esperienze, no? Quindi la valutazione delle esperienze. Ora, pensare che un concorso, quindi con un sistema di retribuzione molto basso, le persone che stiamo cercando di assumere, hanno dai 55 anni di età media di quelli assunti per il PNRR a un'età media che va tra i 42 e i 45 anni per nuovi assunti a tempo indeterminato. Ma è chiaro che assumere un giovane di 22 anni, quindi non solo stiamo danneggiando enormemente un'intera generazione, perché vuol dire che non accede, perché dei criteri in cui tu chiedi esperienza, no? Voglio dire, per entrare nella pubblica amministrazione vuol dire tagliare tutte le menti più brillanti e i giovani, e questo è una follia. Ma in secondo luogo, pensare di assumere qualcuno che abbia 42-45 anni, che abbia normalmente una moglie, dei figli, e farlo trasferire con uno stipendio di 1.300, 1.400, 1.500, no? In città che sono, ovviamente, avendo già una famiglia, care, e perché lo stipendio molto spesso, se dobbiamo trasferirli a Roma, a Milano, no, mi perdoni Carlo Magno, andrei oltre su questo punto, nel senso che se vengono trasferiti a Roma con 1.000 euro a malapena riesce a trovare l'alloggio, quindi non è, lì il gioco non vale la candela, ma c'è un perché, non è pigrizia, è proprio un sistema che è strutturato poco bene, no? È sistemato male e soprattutto non si prediligono le competenze. Cioè, le faccio un esempio banalissimo, chi sta rifiutando sono soprattutto quelle professionalità che ci servirebbero. Cioè, a noi servono informatici, a noi servono tecnici, servono ingegneri. Lei pensi al PNRR e un piano per le infrastrutture dove servono non solo ingegneri, ma ci servono persone che abbiano competenze e metodologia BIM, cioè che è la Building Information Modeling. Ma la modalità BIM si forma dopo il 2017 col codice degli appalti e con la direttiva europea del 2016. Se io assumo delle persone che abbiano esperienza, no? Quindi gente che abbia 55 anni, molto spesso questi di BIM non ne sanno assolutamente nulla. E come pensare di assumere sulla base di un titolo di studio, no? Perché magari una volta uno abbia studiato informatica 20 anni fa e poi non sapere che è cambiato totalmente. L'innovazione digitale prevede altre cose, non saper usare Word ed Excel. Se lei vede anche sui giornali, ed è comparsa anche nei giorni scorsi, informatici sono stati contattati, sono stati chiamati e hanno superato dei concorsi, poi gli è stato detto nella pubblica amministrazione che loro che fanno software, no, producono attività per grandi multinazionali, gli è stato detto no, qui quando entri nella pubblica amministrazione l'importante è che tu sappia usare Word ed Excel, ma non devi fare assolutamente nulla, noi utilizziamo programmi di 10 anni fa, ma i talenti non vengono, anche se li paghi un pochino di più, e non è il caso della pubblica amministrazione, ma non vengono quando non hanno prospettive di carriera. Chiaro. Non hanno una valorizzazione non viene valorizzata la loro competenza. Le volevo chiedere una cosa, a proposito di competenze, a proposito di formazione, si parla tantissimo di questo 4.0 che tra l'altro andrà in campo anche per il 2023 e di corsi di formazione. Spesso e volentieri poi fatto da società private, come
lo vede lei? Un mezzo utile, un mezzo sopravvalutato o è diciamo, l'unico mezzo che abbiamo a disposizione, perché poi lo Stato non fa niente per la formazione? Io sono assolutamente d'accordo con lei, cioè un giovane di 22 anni deve poter entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto deve essere tanto formato, o l'azienda o lo Stato, investire sulla persona è la cosa più importante all'interno dello Stato. Quindi questo manca completamente. Che ne pensa di queste cose che stanno andando per la maggiore? Almeno se ne parla tanto. 4.0, corsi di formazione, tutto quel mondo. Guardi, allora, il 4.0 sarebbe una cosa estremamente positiva, ma noi purtroppo in Italia, proprio per quella mancanza di visione strategica, ci limitiamo a fare le cosiddette annunciti. No, poi non segue nulla. Perché pensare di fare tanta formazione... Il presidente Draghi ha quantificato quant'è la cifra che si spende, 48 euro all'anno per addetto. Ora, se considera che questi 48 euro con la media del pollo di Trilussa soprattutto vengono spesi dalle forze armate, dalle forze di sicurezza, no? Che necessitano proprio per essere immessi di fare questa formazione iniziale, ecco, può capire che il resto rimane quasi nulla. Quindi è inutile annunciare programmi faraonici, è inutile annunciare che spenderemo 2,5 miliardi e poi continuiamo a fare concorsi in cui la competenza è materialmente zero. Pensi ai corsi per il PNRR, no? I concorsi del PNRR, il fallimento, ben due fallimenti del concorsone Sud. Noi abbiamo fatto partecipare a un concorso persone che dovevano avere esperienza. Sa com'è andata a finire? Che su 2.800 persone alla fine hanno superato la prova 789, ma diceva su 2.800 al sud, e quindi rimanevano al sud, ma sa qual è le competenze? Ha superato il titolo per rendicontazione del PNRR e quindi è stato assunto uno che abbia il diploma DAMS 3 anni specializzazione cinema. Ha superato il programma per quanto riguarda la progettazione delle infrastrutture, un laureato, voglio dire, in lettere e filosofia. Perché se tu al concorso non chiedi le competenze, se i concorsi a quiz con 40 crocette no, vengono fatte da chiunque, non viene chiesto, non viene maturata la competenza. Se io per fare un concorso per ingegnere o per informatico, io faccio 10 domande di diritto amministrativo, 10 domande di diritto penale, 3 di informatica, 5 di urbanistica, questo per ingegnere l'ultimo dei concorsi che è stato svolto, e 2 su Roma Capitale, è ovvio che io non avrò mai un competente in ingegneria, invece di specializzarlo o un informatico, ma cosa mi serve sapere, voglio dire, Roma Capitale e qual è il regolamento del 2020 o qual era il regolamento, no, che vigeva nel 1998? A me serve sapere, avere un bravo informatico, avere un bravo tecnico, un bravo ingegnere e sapere soprattutto non solo il titolo di studio, ma avere le competenze. Se mi serve una metodologia BIM, mi serve la metodologia BIM. Se mi serve migliorare le infrastrutture, e lei sa bene che molti siti, no, sono scritti per addetti ai lavori, invece dovrebbero essere user friendly. È chiaro. Noi dovremmo utilizzare applicazioni semplicissime, dovremmo poter richiedere qualunque dato con un WhatsApp possibilmente, con un SMS, con una call. Ecco, tutto questo manca proprio la finalità. È quella che le dicevo prima, la finalità è che una pubblica amministrazione deve essere orientata a fornire i servizi e i risultati. Non è la... Purtroppo abbiamo una pubblica amministrazione meccanicistica, sono le procedure che pensano per tutti e non basiamo sui risultati, ma basiamo esclusivamente sull'aver rispettato le procedure. Però dall'altro, come diciamo ieri, è vero, abbiamo carenza di competenze, una pubblica amministrazione sulla quale il sistema Paese Italia non ha investito, anzi non ha investito per niente, possiamo dire, negli ultimi 20 anni, e la pubblica amministrazione è quel, diciamo, quel trade union poi in realtà fondamentale tra l'impresa e il cittadino. Allora non c'è, e quindi in realtà fare imprese è assolutamente difficoltoso. De Marco è d'accordo con che Carlo Magno, perché oggi era un fiume in piena, veramente, cioè ce ne ha dette di tutti i colori, ma cose assolutamente condivisibili. Corrette e condivisibili. Poi mi veniva in mente, probabilmente per là, mi veniva in mente una cosa, un esempio poi del Comune di Roma, per esempio la fantomatica carta d'identità elettronica, che
anche quella è impossibile da avere, non so, ci vogliono prenotazioni quattro mesi, quando invece devi fare una plastichina che potrebbero mandare a casa tipo il codice, tipo la tessera sanitaria, non lo so, non si capisce per quale motivo sia così complicato a Roma avere la carta d'identità elettronica. Io infatti ancora non ce l'ho. Guardi, chi c'ha la carta, chi riesce a fare la carta d'identità elettronica a Roma esce fuori, sembra che ha fatto 13 al Totocalcio, esatto, cioè, talmente felice. A me sembra incredibile, però credo che sia anche una questione di come ci si organizza, non penso. No, è una questione di amministrazione, ma certo. Ma assolutamente. Allora, Palumbi è d'accordo, perché qui abbiamo fatto un bel incipit sull'amministrazione e abbiamo parlato poi di fondi, di soldi, soldi spesi per l'energia. Noi, il nostro paese ha un problema strutturale molto importante. Il primo problema strutturale è innanzitutto una classe politica, come ha detto Carlo Magno, mancano le competenze, ma mancano le competenze anche nella nostra classe politica. 8 su 10, perdonatemi, ma stanno lì e si occupano di cose che nemmeno conosco. Va bene. Tirano fuori poi, come abbiamo detto ieri, situazioni tipo il super bonus fatte male, sulle quali poi ci devi rimettere mano, poi ci devi rimettere mano un'altra volta, ci devi rimettere mano e nel frattempo le aziende falliscono. Secondo lei il primo lavoro che dovrebbe fare, che avrebbe dovuto fare il governo, come ci ha detto poi ieri anche in modo molto incisivo l'onorevole Draghi, è una semplificazione e un lavoro proprio sulla parte amministrativa e sulla burocrazia? Cioè, noi possiamo avere tutti i PNR che vogliamo, ma se io per aprire un ristorante ci metto 2 anni, non sono un paese appetibile. Che ne pensa? Assolutamente d'accordo, tra l'altro ho condiviso gran parte del discorso di chi mi ha preceduto, il dottor Carlo Magno ha fatto una panoramica veramente condivisibilissima di ciò che avviene all'interno della pubblica amministrazione. Lo dico in quanto, come dire, in prima persona, io sono un architetto, quindi capisco perfettamente cosa ha esposto prima il dottor Carlo Magno. Le faccio una battuta, mi perdoni, lei è architetto e si occupa di architettura, non sta all'alimentare a vendere formaggio, ecco, per dire questa cosa, ricordiamo, perché quello che diceva Carlo Magno è assolutamente condivisibile. Cioè, se faccio un bando, un concorso e la qualunque ci prova, cioè, le competenze dove sono? Prego. Esatto, ma soprattutto se faccio un bando e su quel bando scrivo una postilla per cui bisogna essere, come dire, bisogna uscire da un anno, sembrano, come dire, concorsi fatti ad hoc e non per persone comunque che hanno delle qualità o delle competenze da spendere all'interno della pubblica amministrazione per rinnovare e fare questo turnover, chiaramente, e portare la pubblica amministrazione a raggiungere quelle efficienze e comunque quegli obiettivi a servizio della comunità e quindi del mondo imprenditoriale, di tutto ciò che in un certo senso serve a sviluppare il paese Italia, altrimenti ci ritroviamo veramente, stiamo perdendo secondo me un grande treno. Il discorso della politica, lo avete detto voi prima, purtroppo è diventata una politica che corre dietro agli slogan, non si ha più il coraggio di pensare delle strategie lungimiranti perché non fanno consenso, quindi si corre dietro al consenso e ahimè si tralascia un po' una strategia lungimirante, ma soprattutto il ruolo dell'Italia è diventato subordinato ad un sistema dove invece in realtà l'Italia aveva un ruolo strategico ed era una posizione, è in una posizione strategica per quanto riguarda l'ambito del Mediterraneo. Cioè, noi non siamo stati in grado di affrontare, fra virgolette, questa che era una grande potenzialità e quindi dialogare anche con i paesi che affacciano l'ambito del Mediterraneo per sviluppare determinate strategie, e invece ci siamo ritrovati ad essere subordinati a tutto un altro sistema a cui noi tra l'altro non riusciamo nemmeno ad essere competitivi. E ahimè, qui ci fanno rimpiangere i politici della Prima Repubblica. Scusami. Cioè, lei mi sta dicendo che rimpiange addirittura la Prima Repubblica. Beh, non è la sola. Non è... è una battuta, ma comunque questo è per dire che sostanzialmente, guardate, la politica ha un ruolo strategico, un ruolo importante,
perché altrimenti deve guidare gli alti funzionari dello Stato a fare delle scelte, non deve essere l'inverso, cioè i funzionari che in un certo senso guidano le scelte poi politiche. Insomma, le cose si sono un po' invertite. Però le voglio fare, diciamo, questa idea mi è venuta proprio in questo istante ascoltandola, che in realtà un po' come nei consigli di amministrazione, no? Vediamo l'esempio quello che è successo ad Alitalia. Noi avevamo una compagnia di bandiera meravigliosa. Negli anni 60 eravamo tutti orgogliosi, io ancora non c'ero, però insomma eravamo, e poi dopo tutti orgogliosi della nostra compagnia di bandiera, assolutamente, un'eccellenza europea. Poi è successo negli ultimi 20 anni più o meno, all'interno della compagnia di bandiera italiana, ricordiamo, ci sono cambiati almeno 9-10 amministratori nel giro di 10-15 anni. Quindi un amministratore, alcuni bravi, altri meno bravi, non sta a me sindacare poi diciamo la capacità gestionale, ma se uno entra in un posto e inizia a portare avanti le sue linee guida, dopo 6 mesi hai appena iniziato a capire come orientarti. Se ogni anno lo cambi, ovviamente una linea non c'è. E questo è quello, Palombi, che succede anche poi nel nostro governo, no? Se ogni 2 per 3 si cambiano direzione in modo all'opposto, sembra che le cose fatte dai precedenti non vanno mai bene. Esatto. E manca questa continuità strutturale a livello istituzionale, cioè la politica dovrebbe in un certo senso avere la capacità di costruire quel progetto, perché poi le istituzioni possano camminare con le gambe proprie. Cioè, se noi continuiamo a pensare che i politici, poi ognuno debba esprimere, come dire, la propria opinione per poter andare a mettere le loro pedine, ma non in base, come dire, alle competenze, all'interesse pubblico, mi perdoni, all'interesse pubblico, chiaro. Esatto, ma l'interesse pubblico, attenzione, diventa anche l'interesse dell'imprenditore, delle imprese, di tutti coloro che vogliono investire su questo territorio. Ed è questa, diciamo, dovremmo superare questo aspetto che è più, come dire, di carattere culturale. Ahimè, qui va fatta una rivoluzione in termini culturali e esistenziali, direi io, perché francamente, insomma, capisco che è difficile, come dire, uscire da un determinato meccanismo, ma se solo potessimo immaginare che ci sono tante opportunità qui in Italia, tutto verrebbe sicuramente meglio. Sono d'accordo con lei sul discorso culturale, perché poi la parte culturale è assolutamente bella. È un dispiacere poi vedere spesso e volentieri che trovi persone che parlano male del proprio paese, che non hanno fiducia nel proprio Stato, però poi in realtà diciamo la nostra classe politica non dà spesso e volentieri il meglio di sé. Che voleva dire De Marco? Vedo che scriveva appunti. No. Stavo studiando, esatto. No, ascoltavo con molto interesse. Ascoltavo con piacere. Allora, esatto. Carlo Magno, che ne pensa? Dato che oggi è in grande spolvero e frizzantissimo, io ne approfitto. Che ne pensa di quello che ci ha detto la nostra Palombi? Ma non posso che condividerlo. È il problema. Parliamo a partire dai tecnici, e quindi la dottoressa, l'architetto Palombi, sicuramente sa appunto che cosa voglia dire il rischio di far fallire tutto il piano, che stiamo parlando di 100 miliardi per le infrastrutture. Perché se abbiamo a stento 2 regioni che sono in grado di avere una minima competenza, no? Voglio dire, nell'ambito della metodologia BIM, e parlo della regione Emilia-Romagna e Lombardia, ma giusto perché il decreto Baratono, no? Voglio dire, veniva da quegli ambiti, è chiaro, come faranno a operare i comuni, le altre regioni d'Italia, se non hanno software, non hanno personale, non hanno computer in grado di poterle verificare. È chiaro. Stiamo parlando che dal 1 gennaio 2022 qualunque opera superiore a 5,2 milioni, che è la soglia comunitaria, qualunque opera deve essere svolta, anche se l'hanno spostata al 1 gennaio 2023, entro il 2025 sarà qualunque opera di qualunque importo. Ecco, capire che noi dobbiamo passare a un sistema a obiettivi, e quando parlo di risultati, perché la pubblica amministrazione deve lavorare soprattutto per imprese, piccole e medie imprese, famiglie, cittadini, ecco, e noi non ci occupiamo dei risultati ma ci occupiamo della burocrazia.
Vede, noi abbiamo avuto una pandemia, la pandemia ha reso plastico, no, voglio dire, alcune esigenze, poi potremmo parlare delle grandi dimissioni, no, che è un altro tema particolare, ma ha sicuramente reso plastico che il mondo del lavoro e il mondo anche delle attività produttive è cambiato. Io le leggo due righe che dice di un rapporto, di una lettera mandata all'inizio dell'anno dal CEO di BlackRock, Larry Fink. Quindi non un pericoloso sovversivo, chiaro. Ma cioè uno dei guru del capitalismo mondiale, che scrive: nessun rapporto ha subito più modifiche a causa della pandemia di quello tra datori di lavoro e dipendenti. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito il tasso di licenziamento è ai massimi storici. E è positivo che i lavoratori stiano cogliendo queste opportunità, dimostra la loro fiducia nella crescita economica. Sebbene l'uscita della pandemia per le aziende sia un'occasione di ricostruzione, i CEO si trovano davanti a un paradigma radicalmente diverso da quello a cui eravamo abituati. La normalità prevedeva che i dipendenti andassero in ufficio 5 giorni alla settimana. Raramente si parlava di salute mentale sul luogo del lavoro e i salari della manodopera a basso e medio reddito crescevano a malapena. Questo mondo non esiste più. Le aziende e le società che non si adeguano a questa nuova realtà e non danno seguito alle istanze dei loro dipendenti lo fanno a loro rischio e pericolo e sono destinate a fallire. Allora, detto dal più grande fondo mondiale, no, di investimento, è chiaro che è cambiato qualcosa. La società e il sistema produttivo deve adeguarsi a un sistema del 2022. E l'innovazione digitale, che è un'altra delle molle, no? Dovremmo investire in informatica, che non vuol dire saper utilizzare, no? Word, non può essere mettere sopra la macchina burocratica il digitale, perché creiamo un mostro burocratico digitale. Guardi, lì si può aprire, la vita. Lì si potrebbe aprire un mondo, perché quello che sta dicendo lei non è giusto, è sacrosanto, nel senso che spesso e volentieri questa rivoluzione digitale deve essere poi semplice. Ne abbiamo viste le prove provate, non so, per scaricarti un QR code, una persona sotto pandemia di 60-65 anni gli hai complicato la vita, se non ci andava il nipote non lo poteva fare. De Toma, velocemente, poi devo salutare. No, se lo dice Carlo Magno. Quindi una conclusione perfetta, se lo dice Carlo Magno, anzi un frizzantissimo Carlo Magno, allora va bene. La rinvito... le posso solo rubare 30 secondi? 30 secondi, per prego. Dire una cosa sulla mancanza di progettazione. Parliamo dell'energia, no? E ci dovremmo porre il problema che non solo abbiamo un caro, no, carburante, mettiamo in questi termini, energia, ma potremmo anche rischiare di avere una penuria di carburante. Io devo dire che l'onorevole De Toma è stato tra i più, e come gruppo parlamentare questa volta, è stato uno dei primi a porsi questo problema circa 2 mesi fa, cioè dicendo: badate bene, anche nei termini di dover garantire il nostro trasporto di merci, perché avviene quasi tutto su gomma in Italia, al fine di garantire, voglio dire, la prosecuzione delle attività imprenditoriali, forse sarebbe opportuno anche pensare a dei risparmi, che sono non solo svitare una lampadina sì e una no, come si pensava, come qualcuno aveva questa brillante idea nel governo, ma anche per esempio sostituire il LED. Devo salutare. Il lavoro remoto o il lavoro agile, e qui non apro questa parentesi, in termini anche di risparmio per far... Segretario, devo salutare. Che chiudano le aziende. Segretario, oggi è irrefrenabile, devo salutare, la rinvito, prometto, perché dobbiamo parlare ancora di tantissime cose. Grazie all'onorevole Massimiliano De Toma. Grazie a voi. Grazie al dottore commercialista Roberto De Marco. Grazie a voi. Grazie al presidente Asso Petrolio e Asso Energia, Andrea Rossetti. Grazie. Che ci ha spiegato in modo esaustivo e assolutamente veritiero perché l'energia sta, diciamo, il costo dell'energia sta crescendo in modo così verticale e i tempi reali per poter non utilizzare più il gas russo. Grazie a Rita Palombi, coordinatrice regionale della Confederazione AEPI. Grazie. Grazie a voi, grazie. E grazie al segretario generale FLP Marco Carlo Magno. Grazie, la rinvito, grazie presto. L'appuntamento con noi torna domani. Buona serata. Ciao ciao.
Devo vendere casa, ma sono stanco dei tempi biblici delle agenzie e non mi fido dell'acquisto diretto. Fai come me, affidati al progetto vincente della Lunica Immobiliare. Ho venduto bene e in meno di un mese. Hanno sia investitori che clienti pronti ad acquistare il tuo immobile anche se pignorato, ipotecato, locato o in nuda proprietà, garantendoti così una liquidità immediata. Lunica Immobiliare, vendere la tua casa non è mai stato così veloce e conveniente. 380 77 25 948 o lunicareroma.it. Tiberia Hospital, ospedale polispecialistico privato, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Tecnologie diagnostiche di ultima generazione e a misura di paziente. Breast Center, per la diagnosi e terapia del tumore al seno. Chirurgia generale mini-invasiva per un rapido recupero. E Dental Unit, la sicurezza dell'odontoiatria in ospedale. Tiberia Hospital, per un approccio completo alla salute, al servizio di ogni persona. Finalmente un sogno che si avvera. Veneta Cucine e Cucina & Co. Grande convenienza, grande professionalità, alta qualità.